In Toscana sono state le uniche due partite dove non si è riuscito a segnare, dove la Roma non è riuscita a segnare. Che analogie ci sono tra questa partita e quella di Firenze, che magari era un avversario più forte rispetto a questo, e quale difficoltà avete incontrato contro l'Empoli? Ma l'avversario più forte lo dice sempre poi quello che è lo scorrimento della partita, e secondo me sono stati tutti e due avversari forti, perché anche l'Empoli, anche se abbiamo creato qualche cosa di più, è ritornato a fare il sottopalla in maniera decisa e veloce, e noi abbiamo avuto quelle due o tre palle all'inizio dove è stato bravo Lucas, che ha fatto due o tre interventi importantissimi. Poi un po' le condizioni del campo, siamo stati meno fluidi nel creare pericoli, un po' le condizioni del campo perché si pattinava spesso, loro sono una squadra brava a portare molti calciatori intorno alla palla e c'era da iniziare a destra e finire a sinistra o viceversa, in questo dover cambiare poi fascia non era molto facile su questo campo qui, perché c'era da fare degli scambi stretti, c'era da rimanere con i piedi per terra, invece si scivolava facilmente, il campo poi ha buttato fuori tutte queste zolle, non lo so perché sotto era un po' duro e sopra era morbido, il primo strato era molle molle, sotto duro, per cui partiva proprio la zolla superiore, però poi la partita l'abbiamo fatta, ecco, io domani alcune volte sono rientrato nello spogliatoio e ho avuto qualcosa da dire a qualcuno, questa volta non ho da dire niente a nessuno, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo ricercato in tutte le maniere, abbiamo lottato, purtroppo siamo un po' così, nel senso che per far gol bisogna essere bellissimi, non basta essere belli e basta, ecco, per prendere insomma il nostro stemma in visione, siamo un po' allupati, siamo un po', si corteggia un po' la situazione, invece bravo, in questa maniera si può fare anche in questa maniera ogni tanto, c'è anche a chi garba e si faccia in questa maniera, per cui bisogna essere più cattivi, più velenosi, più rapaci, più tutto, però cioè, quando una squadra fa le occasioni che ha fatto oggi, insomma, deve fare gol, ecco. Perché poi non ci sono soltanto i tiri in porta e le situazioni, ma ci sono alcune palle giocate dentro l'area di rigore lì che puoi mettere in condizione il compagno di scegliere, invece o fai l'anticipazione del tiro, o fai il tiro che poi c'è la deviazione, tipo quello che è successo su quella punizione laterale di Esharawi, che gli è stata messa una palla strisciata al limite dell'area, calciata a botta sicura e poi uno ci ha messo il piede e è andata fuori, quello era. Tira a botta sicura, non fa parte dei tiri in porta, però è una, secondo me era una buona occasione proprio per il, diciamo, per il dettaglio della sfortuna, che quello non va a buon fine, ecco. Però poi bisogna prendere in considerazione quello che è successo alla partita e si torna a casa avendo lasciato due punti, secondo me, perché l'Empoli non ha sicuramente demeritato poi in fondo, però noi si lascia due punti, ecco. Luciano, ciao, ti ha sorpreso la grande determinazione dell'Empoli soprattutto nel secondo tempo? Io l'ho sempre visto così l'Empoli, infatti i miei calciatori, quando, parlando dell'Empoli, analizzando l'Empoli, perché gli abbiamo dato più importanza delle altre, proprio perché sapevo che poi poteva essere rischioso, perché questi ragazzi qui hanno sempre fatto vedere applicazione, anzi forse qualche volta troppo ordinati e troppo precisi nel mettere in pratica poi quello che è un atteggiamento di stare in campo, per cui io me l'aspettavo così, me l'aspettavo forti, ecco, non sono stato sorpreso. Dove può arrivare questo Empoli, te che sei dell'ambiente comunque, l'Empoli se vi rompete meno coglioni arriva e si salva, perché tanto io lo so come ora voi avete, Martuscello è il meglio di tutti, è quello più forte, che conosce tutto dell'Empoli, la storia, conosce il calcio, diventerà un grande allenatore, che ora vi siete abituati a salvarvi a dicembre. Se invece riprendete la storia e vedete quante volte ci siamo salvati all'ultima domenica, va tutto a posto.